Buonasera, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Parliamo di medicina insieme al dottor Leonardo Martelli. Buonasera, Buonasera, dottore. buonasera. Il dottor Martelli è un ortopedico traumatologo. Svolge la sua attività presso l'ospedale Giglio di Cefalù, oltre ad altri ambulatori privati in tutta la Sicilia. Dottor Martelli, stasera parleremo di artrosi. Ci spieghi un po' che cos'è l'artrosi nel dettaglio? L'artrosi credo che sia da considerare una delle principali cause di problema alle articolazioni, questo da un'età che già sopra i 35 anni fino all'età anziana può appunto coinvolgere con il dolore e con la limitazione funzionale che determina, può coinvolgere la vita quotidiana creando dei problemi che possono essere differenti a seconda dello stile di vita, a seconda del lavoro. Sì, è forse la principale appunto causa di dolore osteoarticolare, se guardiamo ai dati così. Certo. Ora, l'artrosi. Per parlare di artrosi da un punto di vista eziopatogenetico, cioè l'origine, quali sono gli Sì. elementi, è un discorso abbastanza lungo. Io cercherei di riassumerla come una malattia dove diciamo, l'usura, il consumo delle cartilagini articolari si associa ad una mancanza sostanzialmente di formazione di cartilagine Sì. che non riesce a supportare quelle che sono appunto Ok. i deficit che si vengono a formare con l'età in base poi anche a fattori certo predisponenti. I traumi con Certo. frattura articolare portano a deformità articolari, quindi possono determinare essi stessi artrosi. Malattie del collageno, malattie di sistemiche, lo stesso diabete, il fumo, le cattive abitudini alimentari anche sono. Comunque, io la metterei come principale problema sostanzialmente che causa dolore e limitazione funzionale nella Certo, popolazione adulta. certo. E dottore, quali sono le modalità di trattamento possibili e se c'è una differenziazione da fare a seconda del tipo di Certo. artrosi? Sicuramente abbiamo l'artrosi, la possiamo dividere in varie scale, una gradazione continua che va dalla iniziale pauci sintomatocità, quella che è più spesso frequente nella persona un po' più giovane, e quella invece grave che è più tipica dell'anziano, fermo restando i casi particolari. Ora, io potrei dividere, diciamo, pazienti sotto i 60 anni e pazienti sopra i 60 anni per il trattamento dell'artrosi e anche nell'intervallo tra i 50 e i 60, sempre generalmente parlando, possiamo vedere dei casi particolari. Perché mi Ma scusi, da un punto di vista ortopedico, cambia, sì. ecco, cioè, perché c'è la soglia dei 60? Perché lei parla di Ma 60 anni? è più che altro una mia, ma anche comune a altri ortopedici, diciamo, punto di vista di classificare la classificazione, cioè di mettere l'articolazione come anziana, cioè veramente, Dai 60 anni in poi? diciamo sì, dai 55-60 anni in poi. È un punto di vista che potrebbe anche essere confutabile, però io lo vedo abbastanza condiviso e abbastanza generale. Ora, però ripeto, nel singolo poi alla fine questi sono Chiaro, dati. chiaro. In linea di Sì, in linea di massima, massima, diciamo, è certo. ovvio, sì. Quando abbiamo un'articolazione che ancora ha un buon spessore di cartilagine, una buona competenza articolare, possiamo fare un trattamento sicuramente conservativo, perché cerchiamo di ristabilire l'equilibrio articolare, cerchiamo anche a volte di produrre in qualche modo
uno stato in cui l'articolazione possa avere un po' di produrre un po' di cartilagine, sì, comunque. Sì. E invece nella fase, diciamo, più avanzata, dove cartilagine non ce n'è più, abbiamo l'esposizione dell'osso, quindi osso su osso, limitazione, gonfiore, eccetera, che diventa cronico, allora forse la protesi è l'unica cosa è l'unico elemento terapeutico veramente proponibile. Quindi un paziente anziano con un'artrosi completa, sopra i 65 anni, un'artrosi completa grave, è un paziente candidato per l'artrosi, per la protesi. Certo. Mentre un paziente di 50 anni che ha ancora un po' di cartilagine può essere candidato per una terapia anche biologica, anche una terapia, se la cartilagine è competente, anche una terapia appunto biologica con sterile staminale, o altrimenti un'osteotomia, o al limite 55-60 anni con un compartimento del ginocchio che è completamente usurato, ma l'altro ancora c'è, funziona, allora una protesi monocompartimentale. Quindi, ecco, ma tolto queste due situazioni un pochino così ai limiti, poi abbiamo invece gli estremi, che sono quelli che poi purtroppo fanno vedere sostanzialmente la gran parte, no, di quelle che sono le soluzioni terapeutiche, cioè la terapia molto conservativa in fase iniziale e la terapia invece protesica che coinvolge purtroppo la maggior parte, o comunque per fortuna, nel senso che dà ottimi risultati, ma la maggior parte dei pazienti artrosici. Dottore, c'è anche una differenza di incidenza della malattia tra uomo e donna? Sicuramente, però io vedrei più come incidenza legata sostanzialmente a fattori predisponenti, che sono sicuramente l'obesità. Sì. Quindi si farebbe più una... No, il sesso non è un elemento, sinceramente, che mi dà molte differenze. È più fattori come l'obesità. Quindi, diciamo, colpisce allo stesso modo, più o meno, sostanzialmente, uomini e donne. Sì. Poi possiamo distinguere l'osteoporosi, che magari è più frequente nelle donne dopo la menopausa, allora ci possono essere delle fragilità ossee che di per sé possono favorire delle irregolarità sull'articolazione per microfratture, allora, però nel complesso direi che non ci sono grosse differenze. Ho capito. Dottore, questi dolori in genere in quali zone del corpo sono più diffusi? Ma il dolore artrosico che vede spesso l'ortopedico, allora è chiaro che la lombalgia, che anche essa causa artrosiche, probabilmente è una delle principali cause di dolore causato da problemi articolari, perché la colonna vertebrale è piena di articolazioni, però il dolore artrosico che l'ortopedico va a trattare è quello dell'anca, del ginocchio. Sì. Ecco, nella donna più spesso abbiamo il coinvolgimento della mano con la rizoartrosi, ecco, però questi sono soprattutto anche il ginocchio, perché sono articolazioni molto mobili e sulle quali va il carico articolare, per cui sulle quali bisogna prendere la decisione importante di fare una protesi, sostituire oppure no, cercare di andare avanti con una terapia conservativa. Ecco. Certo, quindi diciamo, chiudendo, perché è rimasto poco tempo, le terapie da fare ecco, nell'immediato magari saranno di tipo farmacologico quanto riguarda chiaramente la fase di infiammazione acuta, per poi diciamo, adottare invece delle terapie biologiche, così come lei ha detto, e che siano conservative. Certo, nella fase iniziale. Ok. Nella fase avanzata invece l'abbiamo detto. Ora, è importante lo stile di vita, perché il peso corporeo, l'attività fisica e la dieta sono fondamentali. Certo. Sempre più si sta guardando a questi aspetti, prima casistiche non ce n'erano, ora ci sono, se si va a vedere ce ne sono, quindi è importantissimo. Certo. Ecco. Va bene, dottore, io la ringrazio molto per la sua presenza. È stato un piacere. Anche nostro, assolutamente. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Eccellenze Italiane. Buona Grazie, serata a lei buonasera. E buona serata a tutti quanti.